Che cosa è successo, procuratore? Abbiamo eseguito l'operazione di esumazione che avevamo disposto e il medico legale ha svolto i suoi accertamenti e la polizia scientifica ha svolto, diciamo, la sua attività di documentazione. L'unica cosa possiamo dire è che c'è un cadavere, uno scheletro di una persona di sesso maschile già sottoposta ad autopsia con delle fratture in alcuni punti del cadavere che fanno ritenere quindi che si tratta di persona attinta da colpi d'arma da fuoco. Per il resto il medico legale svolgerà i suoi accertamenti. Dovrebbero esserci elementi tali, si ritiene il medico legale, dai quali si possa effettuare eventuale comparazione al DNA, ma su questo ancora non ci sono certezze. Una domanda, l'altezza presunta dello su questo non è sufficientemente attendibile la misurazione dello scheletro, anche perché dipende dalla postura, e quindi molto dipende dalle verifiche che fa il medico legale sulle ossa lunghe che sono state prelevate dallo scheletro. I tempi per un'eventuale prova del DNA? Il DNA ancora non è ancora stato disposto perché non c'è certezza che si possa effettuare. In che stato era? Diciamo, considerato il tempo trascorso, in buone condizioni. Scusate.